Deliriamo, dai zio, dai ragazzi. E chi è questo adesso? No. Lo aspettavo questo. Oh, ma chi è? È un ballerino. Questo è un tradimento proprio entrato. E ho pensato, vabbè, sì, vogliono farci ridere col ballerino. Bravo però. Molto bravo. Bravo a fare cosa? A ballare. Oddio, un altro! Sono i due identici. No, cacchio, sono gemelli. Ah, sono gemelli. Ricordacci. Bellissimo. No, questo fa ridere, eh. Buongiorno ragazzi, benvenuti al villaggio Capofaro Beach. Io sono il vostro capo animatore. Che sfiga! Allora io direi, se magari vuoi venire a aiutarmi tu, dai, vieni. Come ti chiami? Marta. Marta. Ci voleva l'animatore del villaggio, eh. Eh sì. Allora, partiamo subito con la nostra sigla. Il sole splende già qui a Capofaro, che a voi regalerà tanta felicità. Marta non ha idea di che cosa sta succedendo, però gli va dietro. Comincia un altro giorno insieme a voi. Olè! La sigla spacca, questa è ragazzi. L'estate della vita. Innumerevoli volte vi sarà capitato, specialmente alle persone che posseggono un cane, di essere attaccato dai vampiri. Per questo affannoso problema ho inventato... Non mi fa ridere sta cosa di un tutto. Guinz aglio. Eccolo là. Sul Guinz aglio vengono applicati dei pezzi d'aglio di Sulmona che tengono lontani gli esseri terrificanti della Transilvania. E così potrei dire ai vampiri: sucate. Innumerevoli volte vi sarà capitato di non mettere a proprio agio i vostri ospiti quando tirate fuori dal cassetto quel bellissimo oggetto dell'imbuto. Le persone con cui la natura non è stata gentile soffrono molto alla vista di questo bellissimo oggetto. Per questo affannoso problema ho inventato l'imbrutto. Bene. Tappicciarsi da ridere. Un normalissimo imbuto che però ha la forma di slot dei Goonies. Ho sospirato. Mi raccomando, per prendere imbrutto non usare sgabello. Una bella invenzione. Sei stanco di usare 1000 oggetti per la tua igiene personale? Sì. Non preoccuparti, da oggi potrai lavarti con lo stesso aggeggio sia i denti che le zone intime. Ho inventato... spazzolano. Oddio mio! Con spazzolano potrei igienizzarti sia la bocca che il derivato. No. Il primo aprile prestalo a tua moglie per farle uno scherzo. Peccato non avere una moglie. Che voce soave. È un angelo. È un vero angelo. Ti sei fatto male? La macchina del capo ha un brello, ha un brello, ha un brello. Marco e Minno erano una coppia felice. Quanto sono felice. Io sono Marco o Minno? Io sono Minno. Ah, io sono Marco. Certamente. Sono molto felice. Anch'io lo sono, sai. E allora baciamoci. No! Ma qualcosa iniziò a non quadrare nella relazione. Ma no! Qualcosa non mi quadra. Una verità nascosta. I tuoi piedi, li ho visti, fanno veramente cagare. Un uomo che veniva dal passato. Io ti ho riconosciuto. Tu sei la donna dai piedi neri. Vedi? La donna dai piedi neri. È vero! Ho i piedi neri! Ma l'uomo del passato si rivelò...
un grosso pupazzone simpatico. A me piacciono molto i tuoi piedi che fanno cagare. Con tanta voglia di coccole. Ho molta voglia di coccole, sai? Attento, attento. Vai, vai, vai. Bellissimo. Aprili, sedano. Cesare. Cesare. Allora i premi, questo sono direttamente i premi? Questo è un orologio per essere puntuali. Ok. Sono 3 ore prima. Ah, ok. Così tu ti svegli. Allora, arrivi grazie. 3 ore prima, lo prende lui. Però guarda che lui è puntuale, ciao, eh. Ombrello cellulare. Ah, ok. Ah, bello. Così puoi parlare al telefono quando piove. Esatto. Le 2 sveglie, sì. se non suona la prima, sì. Metti la seconda sulla prima. La seconda, no, questa sveglia, questa sveglia. Ah, che bello. Maestro, se ce le consegna separatamente non funzionano. Se ce n'ho una io e una lui, non funzionano. Cioè, poi sa lui come la sveglia la mia sveglia. Se lui a casa la sua. Sua sveglia, come la sveglia? Me ne vengo io. No, ma non fare l'offeso, è semplicemente che... Questo è la scarpa per l'assassina. Avete qualche amica assassina? Sì. Ah, sì, sì. L'assassino che fa? Indossa questa scarpa. E lascia le tracce. Lascia le tracce. Quando arriva la polizia, cercano una donna. Vedi, è un'idea furba questa. Bellissimo. Allora, intanto dovete scegliere la busta bibendo. Bibendo? Ok. Ok. Però io così poi non ci vedo niente. Vedi? Sì. Non vedi, vero? No. A te ti ho mandato. Adesso bendo lui. Così poi vede lui. Devo bendarvi, no? Lo so, però vedi? Non vedo niente. Perfetto. Ci ha bendata tutte e due.